Della nostra infrastruttura. Buongiorno Mirko. Buongiorno Leonardo. Allora come va? Alla stragrandissima. Oggi? E oggi è una giornata strepitosa per Roma. Una giornata difficile da dimenticare. Perché Mirko? Perché Roma riparte. Hai visto quello che succede a Milano? Che succede a Milano? È una città che sta vivendo un nuovo rinascimento. Ogni giorno mi aprono nuove stazioni della metro, nuovi musei. E a Roma facciamo ancora di più. Noi riapriamo. Perché è troppo facile aprire e basta. Riaprire è molto più difficile, perché quando metti la proposizione ri davanti a una parola, te si complica tutta la vita, Leonardo, diventa tipo tutto difficile. Tipo, che ne so, chiamare, chiamare sono buoni tutti, ma richiamare, in quanti richiamano? Nessuno. Quasi nessuno, no? Certo, t'offendono, ma quello non mi ha richiamato, allora lo richiamo io, vabbè. E quindi che vuoi fare? Facciamo una grande festa, una grande inaugurazione per queste riaperture, Leonardo. Guarda che ho portato, c'è il banchetto delle inaugurazioni, la torta, la fascia da sindaco, il nastro rosso da tagliare. Alla stragrandissima, lo vedi quanto sono felici i romani? Signore e signori, che giornata strepitosa per Roma! Metro Spagna riapre! E dai, tutti i romani sono contentissimi! Buongiorno! Ecco. Il grande entusiasmo che questa iniziativa ovviamente cominciava a generare viene subito tarpato, diciamo. L'aria è cambiata. È un grande momento per Roma, lo sappiamo. Ma ditelo pure ai vostri colleghi, perché non vorremmo mai che poi ci rifermano un'altra volta. Ci sono un sacco di cose che riaprono oggi, quindi siamo contenti. Mi inizia un po' così, Mirko, questa inaugurazione. Se ti arriva la polizia municipale che ti dice il banchetto devi togliere, la torta devi togliere, come fai a fare questa inaugurazione? Buongiorno signore e signori, accorrete alla grande inaugurazione del Colosseo. Il Colosseo riapre dopo una notte di chiusura. Guardate tutti. La cosa divertente sono i turisti in fila, loro che lo guardano e non capiscono inevitabilmente. E chi capisce dice, ah, mo riapre, cioè, quindi abbiamo rischiato di trovarlo chiuso. Culo, proprio il giorno giusto. Il Colosseo riparte! Inauguration! Are you happy? Yes. Colosseo, inauguration! Thank you. Thank you to you, grazie a lei. Da dove viene? Texas. Texas, incredibile! Your cowboy hat, I like it. Gli piace pure il mio cappello di cowboy, sti cazzi, vabbè, thank you very much. Mette la fascia da sindaco. Grande Jeff. Guarda, guarda Jeff. Non fate così voi in America. Questa è De Pinoli, la torta da nonna. Emozionato? Yes. È un grande momento per Roma, un momento straordinario. Very, very momentous occasion. Very, very? Very, very momentous occasion. Momentous occasion. Yes. Are you ready? È un grande momento. Dai, Jeff, come on, Jeff. Go ahead, Jeff. Yeah! Yeah! Grande, Jeff. Tagliato il nastro. A me piace il pubblico. Sì, sì, sì. No, perché infatti poi inquadra solo da una parte, ma dietro. Guarda. Anche qua tutto sembrava procedere. Grande, grande riapertura. Un momento straordinario per Roma, il Colosseo. Ecco. Come gli si è spenta il Colosseo. Momento straordinario. Braccio duro della legge. Arriva. Pace interiore? Sempre. Vabbè, scusate, ma che vi seguo poco io. Buona giornata. Grandissimo applauso. È dura dividersi fra lavoro e passione, non ce ne rendiamo conto. No, dai, dai, ancora, ciao. Grazie mille, forza la Raggi se. È inopportuno, Avin, non è che forza. Signore e signori, riapre la chiesa di Testaccia. Mirko. È stupido. È stato un servizio un po' così movimentato. No, buongiorno, mi perdoni, mi dà un documento e mi spiega cosa state facendo. Ma si riapre che cosa? È la chiesa, è stata chiusa tutta la notte. Si è riaperta pure la mezza. È stata chiusa tutta la notte. E lui poverino dice, ah, forse è vero che è stata chiusa la notte. Drobita a Piazza di Spagna, insomma, è una satira politica. È satira politica. Non ci hanno mandato.
Propaganda live sulla 7. Siamo... Ci festeggia l'inaugurazione. Che è stata chiusa tutta la notte. Vabbè, ci siamo capiti. Grazie. Niente, Leona, tocca sbaracca pure da qui. Si sono puntati un'altra volta col tavolino, l'occupazione del suolo pubblico. Ma noi volevamo solo ringraziare il comune che riapre un sacco di cose. E invece no. Ci sarà un motivo. Ci sarà. E qual è? È che il comune di Roma è proprio umile. Sono umili, Mirko. Sì, non vuole sbandierare i loro successi, capito, Leonardo? Vogliono volo a basso, come vedono qualcuno tipo noi che facciamo pubblicità a queste riaperture, e loro dicono no, non ci serve tutta sta pubblicità, anche meno, sembra che se vantiamo. Grande umiltà del comune di Roma. Va bene, rinnauguriamo qualche altra cosa? Ma io direi di andarsene a casa, sennò a finire pure che ci arrestano, Leonardo. Dai, Mirko. Faccia interiore. Dai.